Siamo con Daniela Melotti, una mamma che ha partecipato, una mamma promotrice di questo flash mob No Dad, quindi no alla didattica a distanza, da poco concluso qui davanti al Palazzo Comunale di Cherasco. Avete anche consegnato una lettera al primo cittadino Carlo Davico. Insomma, un flash mob importante. Poi abbiamo anche visto comunque i bambini, i ragazzi con i cartelli No Dad, con gli zaini a terra, un momento significativo per la comunità cheraschese. Sì, per noi è stato importante, abbiamo cercato di far sentire come gruppo di genitori dell'Oltrastrutture di Cherasco che per noi l'educazione è importante, è un diritto fondamentale che non può essere limitato a 3 ore di didattica a distanza. Senza dimenticare anche i ragazzi dalle superiori che ormai da ottobre non tornano in classe, per noi è fondamentale che l'educazione avvenga in presenza, perché in presenza è possibile accorgersi di tutta un'altra serie di dinamiche che non sono legate semplicemente all'educazione ma alla stabilità emotiva dei ragazzi. Ecco, oltre che promotrice, ma una mamma che comunque vive da vicino la didattica a distanza, ecco, i ragazzi, in questo caso comunque parlo della sua famiglia, come si sono approcciati a questa DAD? Loro si sono approcciati con l'appoggio del comune, per fortuna abbiamo un comune che ci appoggia molto, ci ha dato gli strumenti, anche le scuole ci sono vicine con gli strumenti per la didattica a distanza, ma si confrontano con il problema di essere dei ragazzi lasciati di fronte a un monitor da soli. Chi come me è costretto a lavorare in presenza deve lasciare 2 minori da soli ad autogestirsi con tutte le problematiche che ne conseguono. Assolutamente. Per chiudere, insomma, una notizia che poi è una novità di ieri dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, il fatto che dopo Pasqua nelle zone rosse ci sarà comunque una riapertura in presenza fino alla prima media. Possiamo dire che questo comunque è un segnale incoraggiante? Sì, per noi è importante, ma non vogliamo che resti la vittoria di Pirro, il contentino, vogliamo che tornino anche i ragazzi delle scuole superiori.